Beh, amore, dall'ultima volta che ci siamo sentiti non è potuto cambiare un granché. Però sto bene, sto bene. Sto guardando un bel film. Perché ci hai messo tutto questo tempo per rispondere? Ma non ci ho messo neanche 10 secondi. Ma tu dai, ti sto chiamando da più di un'ora. Amore, è impossibile, dai. Un'ora fa eravamo al telefono insieme, poi in chat, poi di nuovo al telefono e adesso in videochiamata. Io sto solo cercando di guardare un bel film. No, Luca, tu non capisci. Per me è pesante non fare niente. Io sono uno spirito libero. Sono un artista che si esibisce ovunque. Amo cantare, recitare, stare tra la gente. Rompere le scatole. Ma sei proprio uno stronzo. Ah. Amore, dai, scherzo. Dai, stacco, guarda. Così stiamo un po' insieme. Ok, il tempo è finito. A dopo, amore. Ma quanto sei scemo? Dai, tranquillo, ti lascio libero. Chiamo mia. Va bene, dai. Però, amore, per qualsiasi cosa chiamami, eh? Di scherzo, lo sai. Quanto sei dolce. A dopo, amore. Sa di minaccia. Cretino! Gioia, come stai? Tesorino, ciao! Belle giornate non finiscono mai. Ah, hai proprio ragione. No, è che sto chiusa qui da 21 giorni, capito? Ma poi mi capita una cosa strana. Cioè, io mi ero ripromessa di fare ginnastica con i video tutorial, di mangiare più sano, di leggere non so quanti libri, ma non riesco a fare nulla di tutto ciò. Ah, pensa che io sto passando le giornate a fare il countdown di quando parla Conte. Che c'entra Conte? Oh, amo, ma hai capito che belli i capelli? È l'unica cosa positiva di sta faccenda. Almeno quando parla, ti fai un po' gli occhi! Sempre la solita! Ma non cambi mai! Ma tu piuttosto, quando me lo presenti questo Luca? Potremmo fare una videochiamata insieme, non so, così me lo fai conoscere, dai, dai, dai! Ok, ma non adesso. Se lo richiamo mi uccide. Da stamattina gli avrò fatto 300 chiamate. Tu che fai? Ah, non me ne parlare. Quello stronzo del professore di scenografia vuole un progetto entro domani. Te lo devo inviare online. Guarda, ci mancavano solo gli esami online. Io che pensavo di essermela scampata. Sì, Teso, lo so che devi studiare, ma puoi disegnare mentre parliamo. Cugina, ascoltami attentamente, guardami gli occhi. Io non disegno, io progetto. E poi in verità vorrei concentrarmi. Quindi, bye! Vabbè, non preoccuparti, lo capisco. Oh, ma ci riesci sempre, mi freghi sempre con questa voce. E va bene, però massimo 2 minuti. Cugina, ho una canzone da questa mattina nella testa. Non vuole proprio andare via. Silvia, non iniziare, lo so cosa stai per cantare. The moment I wake up. Silvia, smettila, devo studiare! Before I put on my makeup. Sei proprio una stronza. I see a little prayer for you. Welcome in my hair now. Non mi farai mai studiare, vero? I want a ball dress to wear now. I see a little prayer for you. Allora il mio 3 and 1 and 2 and 1 2 3 forever forever in my heart and now we love you forever forever and never we part and now we love you together together it's all it must be to love without that you you will only be for me. Senti meglio? Cugina, Ma sono basta con molto questo studio! Siamo una coppia invincibile! È vero, tesoro. Comunque, vai, non preoccuparti se devi continuare. Ti voglio bene! Anche io, ciao!
Ciao, amore. Ciao, amore, che bello che mi avete fatto. Dimmi tutto. Amore, non barare, mi stai richiamando tu. Chiamata! Strano! Amore, dice la verità. Mia doveva studiare, quindi non sapendo con chi parlare, hai richiamato me. Giusto? Tutto bene, tua madre? Mia madre? Amore, dimmi la verità, cos'è successo? Amore, dove sei? Con chi sei? Amore, ti hanno rapita, sei viva, respiri? Ma no! Perché non posso chiedere di tua madre? È tanto dolce! Tanto dolce... Vabbè, comunque se devi andare vai, ci sentiamo dopo, ti amo, ciao amore, ciao amore. Amore. Ciao Silvia, come stai? Laura, non puoi credere che figuraccia. Che cosa? Ho chiesto a Luca come sta sua madre. No! Hai chiesto a Luca come sta sua madre? Stiamo parlando della stessa donna a cui, prima che ci rinchiudessero in casa, hai gridato in faccia nella sua casa da ricca sfondata. Durante una cena, signora, penso che i problemi di suo figlio siano la sua famiglia che non gli permette di fare ciò che vuole nella vita. Esattamente. No, adoro, hai vinto! Silvia, dai tempi del liceo che ti dico che prima di parlare devi contare fino a 5. Così, guarda. 1, 2, 3, 4, 5 e poi parli. Laura, ascolta. È dai tempi del liceo che ti dico che quando parlo, se contassi fino a 5 o a 6, comunque ti manderei a quel paese. Sai come sono fatta, no? Ma perché faccio così? Ma il fatto è che tu sei un artista. Voleva essere un complimento o una nota di demerito? No, nessuno dei due. Sei quello che sei. Si vede che studi psicologia, tesoro. Parli come loro. Voleva essere un complimento o una nota di demerito? No, nessuno dei due. Senti, ma lui come l'ha presa? Come l'ha presa? Si è allarmato, poverino. Ha pensato fosse successo qualcosa di grave. Secondo me ha ragione. Vabbè. A te invece, che mi racconti? Che ti racconto? Io studio. E poi, quello stronzo di Federico non se ne vuole andare via. Ma io non me ne vado. Non me ne vado. Non gliela do vinta. Certo che tu pure sei una stronza. Cioè, non solo l'hai lasciato, ci vivi insieme nella stessa casa e non te ne vuoi nemmeno andare. In effetti per me ha ragione Federico, Ma da dove sei uscita tu oggi, scusa? Guarda che sono 5 mesi che ci siamo lasciati e poi io vivo qui con Giudi da prima di lui. Maledettami, quando l'ho invitato a stare qui. Comunque tu continua a parlare, io devo fare le pulizie. Le pulizie? Sì, le pulizie. Sono 21 giorni che siamo qua dentro e sto impazzendo, sto diventando matta. Almeno pulisco. Ma sei pazza? Ma ieri hai pulito lo stesso armadio. Appunto, Silvia. Ieri, non oggi. Ma sei pazza? Io? Dici così perché non hai ancora visto Federico. Lui è pazzo. Perché? Perché? Allora, lui va dallo psicologo perché ha l'ansia, no? Esatto. Il problema è che è anche ipocondriaco. Lui si sente tutti malesseri. È convinto a volte di avere anche i sintomi e gira per casa con la mascherina. Lui è pazzo. No, giura? Giuro! No, ti prego, devo vederlo, ti prego, dobbiamo trovare un modo, una soluzione, non lo so! E se lo videochiamassimo? Adoro, sì. Va bene,
però più tardi. Adesso devo finire di pulire. No, però ti prego, vediamoci. Sì, sì, però chiamami tu, perché altrimenti si capisce che lo vogliamo prendere in giro. Ok, 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 amore, ci sto. Ci sto, allora ci vediamo dopo. Ok, a dopo, stacca tu. Devo finire, okay. Devo finire. Che pazza. Ciao ragazzi, sono Viviana Curcio e in hashtag webmates sono Silvia. Lasciate un like se avete apprezzato l'episodio o l'idea e ricordatevi di iscrivervi alla nostra pagina. Gli episodi usciranno ogni mercoledì e ogni domenica. Vi raccomando, attivate la campanellina sulla nostra pagina, così che ogni volta che uscirà un contenuto speciale o un video sul nostro canale riceverete una notifica. Al prossimo episodio, ciao!